Isola dei famosi eliminato, le scuse di Alessia Marcuzzi, Ariadna abbandona. La nona puntata dell'Isola dei famosi ha riservato diverse sorprese. La serata si è aperta con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli in merito a quanto accaduto. Le parole della conduttrice sono state applaudite ed hanno commosso il pubblico. A commuoversi è stato anche l'ex cantante dei Pooh. Durante la puntata sono accadute altre cose rilevanti come l'eliminazione di Ariadna Romero e l'intervista a Jeremias. Quest'ultimi due hanno rilasciato una serie di dichiarazioni spiazzanti. Intanto, si avvicina la finale ed ora i nomination sono in due. Scopriamo che cosa è successo e chi rischia l'eliminazione. Isola dei famosi, le scuse di Alessia Marcuzzi. Le avevano chieste a gran voce e finalmente sono arrivate. Parliamo delle scuse di Alessia Marcuzzi nei confronti di Riccardo Fogli. La conduttrice ha commosso il cantante chiedendo scusa per essersi comportata in maniera fredda, di aver mostrato certe immagini e di aver sottovalutato la vicenda. Ti chiedo scusa anche per non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto e il mio abbraccio e con il tuo comportamento mi hai insegnato davvero tanto. Riccardo Fogli ha apprezzato il gesto e, in lacrime, ha ringraziato Alessia e le ha mandato un enorme bacio. Eliminato Isola dei famosi, Ariadna abbandona. Per quanto riguarda la serata, siccome il televoto era stato annullato, tutti i naufraghi sono finiti in nomination. Alla fine, il pubblico ha scelto di mandare a casa Ariadna. Quest'ultima ha rifiutato di soggiornare all'isola che non c'è assieme a Stefano Bettarini e Caspar Capparoni. La prova leader è stata vinta ancora una volta da Soleil, la quale ha sconfitto la modella cubana. Purtroppo la sorghè è stata nuovamente al centro di un attacco da parte dei suoi compagni d'avventura, i quali continuano a non gradire i modi sgarbati della ragazza. Isola dei famosi, Jeremias parla di Soleil, nomination. Sopraggiunto in studio, Jeremias Rodriguez ha avuto modo di rispondere alle domande di Alessia Marcuzzi. Ha dapprima criticato Ariadna in quanto accusata di aver proferito con troppa leggerezza determinate parole. Poi ha parlato di Soleil spendendo parole di stima e soprattutto d'affetto. Anche Jo Squillo è stata intervistata dalla Marcuzzi in merito alla sua avventura. La serata si è conclusa con le nomination. A finire al televoto sono stati Luca Vismara e Paolo Brosio.